C'è un'esigenza di fare ordine tra i vari repertori e le procedure in modo che ci sia un allineamento almeno degli standard minimi di servizio. E questo si vede attraverso una serie di provvedimenti che dal 2015 portano fino al 2021 con le linee guida nazionali. Ora, per fare ordine, chiaramente uno degli elementi era quello di avere dei quadri di riferimento unici e in particolare rispetto anche ai titoli di studio, le qualifiche, per cui si procede alla creazione di un quadro nazionale delle qualifiche, in modo da tenere in ordine tutte quelle che sono le fonti utili per arrivare a riconoscere e dare un valore alle qualifiche, appunto facendo riferimento al fatto che c'è una divisione di competenze tra livello nazionale e quello regionale. Il quadro nazionale delle qualifiche è basato appunto sui contenuti e fa riferimento ai livelli EQF, quindi articolato su 8 livelli. A 3 dimensioni, come vedremo tra poco, è legato ai risultati dell'apprendimento, è aumentato con i descrittori per renderlo applicabile in tutti i contesti dell'apprendimento. Abbiamo detto quindi che c'è un quadro nazionale delle qualifiche regionali e questo permette quindi di verificare e confrontare i contenuti professionali, di renderli leggibili e riconoscibili, valutabili su una base comune, e poi disporre un parametro di prestazioni in modo che ci sia la possibilità di comparare anche la fase di valutazione e delle prove pratiche, che ci sia quindi un allineamento tra i vari sistemi regionali. Il quadro nazionale delle qualifiche considera i 3 elementi principali della competenza, che sono le conoscenze, le abilità e le responsabilità e autonomia. Quindi, sulla base di livelli ben definiti, abbiamo detto 8 livelli, riporta questi elementi di conoscenza, abilità, responsabilità, autonomia all'interno di questi schemi. A questo punto abbiamo un elenco che ci permette di andare a vedere, per esempio, come la conoscenza a livello 1, l'abilità a livello 1, la responsabilità a livello 1 relativa a un elemento di valutazione prevede, per esempio, se leggiamo, conoscenze concrete di base di limitata ampiezza finalizzate a eseguire un compito semplice in contesti noti e strutturati. Se noi andiamo a vedere come queste conoscenze evolvono negli 8 livelli di definizione, appunto, dei livelli comuni, per esempio, se vediamo nel livello 4, troveremo un'ampia gamma di conoscenze integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e concettuale, approfondite in alcune aree con capacità interpretativa. Se dovessimo vederle con i livelli massimi, quindi all'ottavo livello, troveremo un grado completo di autonomia, una padronanza rispetto al possesso, la trasformazione, l'integrazione delle fonti informative, quindi delle conoscenze finalizzate a raggiungere risultati di livello elevato. Quindi vediamo in questo caso il livello 8, conoscenze integrate, esperte, all'avanguardia, in un ambito e nelle aree comuni, ad ambiti diversi, consapevolezza critica di teorie e principi in più ambiti di conoscenza. E se vogliamo poi andare rispetto alla responsabilità e autonomia, troveremo promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico, prefigurando scenari e soluzioni, valutandone i possibili effetti in un contesto di avanguardia non confrontabile con situazioni e contesti precedenti. Se andiamo a un livello intermedio, la stessa responsabilità e autonomia si declina in maniera completamente diversa, che è garantire la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo, identificando le decisioni, concorrendo al processo attuativo. Quindi si va da livello dove tutto è ben definito, ordinato e semplice, man mano a uno sempre più complesso, dove si richiede un intervento sempre più autonomo,
sempre più indipendente, anzi, nella fase finale addirittura di intraprendente, cioè dove si aggiunge sia valore nella parte della conoscenza, nelle capacità, per esempio concepire nuovi saperi, metodi, prassi e procedure, vediamo nell'abilità a livello 8, mobilitando abilità cognitive, relazionali e sociali, di attivazione esperte necessarie a intercettare e rispondere alla domanda di innovazione. Quindi qui si esce dal seminato per andare a costruire qualcosa che non esiste ancora. E lo stesso si vede nelle conoscenze, nelle abilità e nelle responsabilità autonome. Quindi questa divisione, questa scala che porta agli 8 livelli, divise per conoscenze, abilità e comportamenti organizzativi, come li chiamo io, in questo caso responsabilità e autonomia, ci fanno comprendere come nella valutazione e anche nei descrittivi che possono essere riferiti alle competenze da una parte e ai titoli di studio piuttosto che alle certificazioni che si ottengono, è ben chiaro qual è la differenza tra gradi di autonomia, complessità, fino addirittura a quelli di innovazione e intrapresa. Molto importante in questo contesto è vedere come i documenti ufficiali inizino a inserire, introdurre il concetto delle soft skills. Anche qui sono divisi in 8 livelli. Questi livelli sono ancora tutti poi da riempire di contenuti. Infatti, nei repertori regionali, spesso i descrittivi, sia per quanto riguarda le qualifiche professionali che per quanto riguarda i repertori delle professioni, sono concentrati sugli elementi delle conoscenze e delle abilità. Nel 2021, dopo la conferenza Stato-Regioni, si arriva alla definizione, con un decreto appunto del gennaio del 2021, delle linee guida che permettono l'interoperatività tra gli enti pubblici titolari. Gli enti pubblici titolari sono coloro che possono regolamentare e anche finanziare, disciplinare e controllare il sistema della certificazione di competenze. Quindi, di fatto, costruendo delle linee guida che identificano indicatori, soglie e modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di servizio e dei livelli essenziali da una parte, che definiscono i criteri di implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione delle qualifiche nella prospettiva del sistema europeo, e dall'altra favoriscono la realizzazione di un raccordo. Qui si parla della dorsale informativa unica, cioè che gli esiti dei servizi siano confrontabili, interoperabili, computabili. Gli esiti, quindi i certificati, possono essere trasferiti, pubblicati, comunicati attraverso una dorsale unica informale. Riassumendo quindi dalla legge istitutiva del Sistema Nazionale di Certificazione, che demanda poi al decreto legislativo che attua e definisce i principali concetti, il discorso degli enti titolari, gli enti titolati, gli standard minimi e repertori. Attraverso il 2015 si definiscono alcuni riferimenti operativi rispetto a questi standard e si inizia anche a lavorare alla costruzione di quadri delle qualifiche e di repertori nazionali delle qualificazioni regionali, fino a istituire nel 2018 il quadro nazionale delle qualifiche, che prevede un dispositivo nazionale per il riconoscimento delle qualifiche all'interno dei riferimenti EQF, e si arriva poi nel 2021 alle linee guida che definiscono in maniera più puntuale alcune specifiche tecniche e quindi facilitano la comparazione e un lavoro comune degli enti titolari, cioè delle regioni, nella costruzione dei loro sistemi di certificazione di competenze. Diciamolo subito, la certificazione di competenze ha una storia che supera i 10 anni, la realizzazione di servizi di certificazione di competenze in ambiti non formali e informali è stata ridottissima in Italia. Anzi, l'obiettivo è quello di trasformarla in una delle politiche attive del lavoro.